trattativa concernente le fonti energetiche. L'Italia in questo campo è tributaria degli altri paesi per le sue risorse e questo potrebbe essere un passo di apertura verso nuove fonti energetiche. Costruire navi per i russi? Ce l'hanno appena comunicato dalla nostra ambasciata a Mosca, signor Presidente. I sovietici hanno ordinato 6 petrolieri alla Fincantieri. E chi ha preso l'ordine? L'ingegner Mattei. Ingegnere, la cercano da Roma, il Presidente del Consiglio. Ciao Fanfani! Qui dicono che hai gettato l'Italia nelle braccia dei comunisti. Io ho semplicemente concluso un affare con il governo sovietico. Gli ho chiesto 12 milioni di tonnellate di petrolio per i prossimi 4 anni. Ecco quello che ho fatto. Ma benedetto uomo! Il petrolio russo costa meno, spiegalo alla Camera. E poi fra un paio di mesi voi del governo potete abbassare il prezzo della benzina. E allora voglio vedere chi protesta. Tu non avevi alcuna autorizzazione dal governo. Con tutto il rispetto, Presidente, Mosca ci fornirà il 40% del fabbisogno nazionale. E con che cosa pagheremo questo petrolio? Tubi d'acciaio, gomma sintetica, tutto materiale che produciamo lì alla Fensider. Poi ho fatto i conti, il risparmio esagererà intorno a 60 miliardi. Eh? Spiegaglielo a quelli della Camera stasera.